Questa sera partita combattutissima e sofferta. Risultato favorevole, quello che serviva per la certezza matematica alle qualificazioni dei playoff. Mamma mia, quanta fatica, soprattutto il primo set e anche parte del secondo. Queste ragazze del Borgo Manero tiravano veramente su tutto, quindi agguerrite, come giusto che sia in una partita come questa. Poi alla fine comunque penso che le qualità siano uscite fuori, con un po' di pazienza siamo riusciti a portarci a casa i 3-6. Playoff raggiunti, eravamo quello che ci siamo prefissati a inizio stagione, chiaramente che la promozione sarebbe stata quella ciliegina sulla torta. Ce ne andiamo a giocare nei playoff sereni, tranquilli, comunque sia il risultato. Prossima partita andiamo a giocare contro Beinasco, sarà per noi una partita a questo punto diciamo di allenamento, perché ormai i risultati, diciamo, sono, i giochi sono fatti, ecco, il minimo il terzo posto. Chiaro che se vinciamo noi e Issa dovesse perdere ci qualificheremo secondi, quindi andiamo a giocarci, via. Un torneo a Cambiano dove le ragazze dell'Under 13 sono riuscite a portarsi a casa al primo posto. Allora, abbiamo fatto un torneo in collaborazione con l'Involley, oggi giù a Chieri Cambiano, siamo arrivati primi, abbiamo fatto questa collaborazione, il torneo si chiamava SL Yachting, e bene, primi, grande successo, abbiamo dato queste 5 ragazzine a farsi un'esperienza nuova che le ha portate a vincere il torneo, quindi fa parte della crescita sia a livello societario sia a livello dell'Under 13 femminile. Grande soddisfazione. Grande soddisfazione, perché poi alla fine il lavoro paga. Una partita combattuta, cosa pensavate prima di iniziare a giocarla? Beh, sapevamo tutte benissimo che era una partita difficile, perché comunque loro quando hanno giocato contro sia Montalto e Issa, che sono prima e seconda, hanno comunque sempre fatto bene. Quindi si veniva qua con il proposito di dover vincere per forza, anche perché a noi servivano 2 punti per essere sicuri di fare i playoff. Quindi sì, c'era grinta. E poi quello che succede in campo succede. Cioè, avete iniziato un po' sottotono e poi ha recuperato. Sì. Loro battevano bene, cioè battevano abbastanza lungo, bene, forte. E noi per un momento abbiamo perso proprio la testa. Poi fortunatamente, secondo me, il riscatto è stato quando eravamo, mi pare, 19-24, che siamo arrivati fino a 24 pari. E poi lì, secondo set, mi hanno detto ci dobbiamo andare una svegliata. Ed è andata. E adesso playoff. Esattamente, sì, playoff. Tra 2 settimane. Speriamo di fare bene. Anche perché secondo me ce lo meritiamo.